Cari amici di Allmusic Italia, bentrovati dal vostro Fabio Fiume, pronti per una nuova video intervista. E sicuramente in questo momento vi starete chiedendo chi è questo signore che divide lo schermo con me, incappucciato, col passamontagna, insomma, irriconoscibile. In realtà un motivo c'è a questa cosa e noi siamo oggi qui a raccontarvela per lanciare, fra l'altro, un progetto che noi di Allmusic Italia abbiamo già. Di cui abbiamo già parlato e abbiamo già sposato in un paio di occasioni ed è arrivato il momento in cui proviamo a vedere anche se insomma fa presa e sempre più presa, già la sta ottenendo sul web, anche sui nostri tanti lettori e ascoltatori. Sto parlando di uno sbirro qualunque. Ciao a tutti. Grazie, Ciao, ben arrivato sul Music Italia. è un piacere per me. Allora, ti confermo, è la prima volta che mi capita di intervistare insomma una persona incappucciata. Mi sento un po' come Maurizio Costanzo quando intervistava quelli girati di spalle, sai? Ovviamente cerchiamo di farla molto semplice. Mi svelo tra l'altro una cosa che io non ho chiesto volutamente allo sbirro, che chiamerò così all'interno di questa intervista, il nome che chiaramente, essendo una persona di settore, probabilmente mi avrebbe dato. E non l'ho chiesto appositamente perché, per evitare la gaffe, mentre si chiacchiera, insomma, amabilmente, vola fuori magari il nome. E allora, partiamo proprio da qui, sbirro. Da quest'idea che ti è venuta, in realtà, che ti permette di unire il lavoro alla passione, insomma, quella che Assolutamente. probabilmente hai per la musica, per il mondo rap e poi in generale per la musica. Come ti è venuta questa idea? Da dove nasce esattamente l'idea? Guarda, dal fatto che io ascoltando sempre musica in generale, poi per lo più ovviamente il genere rap, ho notato che con il passare degli anni, diciamo, si è evoluto, però di solito le evoluzioni portano sempre a un migliorarsi, invece purtroppo per questo genere sembra che il fatto che sia diventato commerciale gli ha fatto perdere un po' della sua identità, nel senso prima il rap appunto è nato come uno sfogarsi, come un andare a dire ciò che non va nelle istituzioni e quindi in generale le varie problematiche, no? Oggi invece purtroppo è diventata una sola moda, cioè nel senso tutti si sentono in grado di farlo. Tutti lo vogliono fare per l'unico scopo che è quello di ottenere appunto magari soldi e fama. E soprattutto ho intrapreso questo percorso nel momento in cui ho visto che per fare tutto ciò si è iniziato a parlare sempre e solo di esclusivamente di droghe, di non lo so, di violenza, di trasgredire, di andare contro appunto l'istituzione, di istigare all'odio. Quindi nel momento in cui ho visto che il mio tanto amato genere è andato su questo piano, ho deciso: no, ora voglio dire io la mia, voglio andare controcorrente, voglio far capire che per fare questa musica non devi essere per forza un criminale, anzi, io sono l'opposto. E quindi ho deciso di mettermi in gioco e fortunatamente devo dire che sta andando abbastanza bene. Devo dire una cosa, chi mi legge, fortunatamente sono tanti, lo sa, sfondi una porta aperta con me, perché io nelle mie fantomatiche pagelle, quelle tanto lette, io distruggo sempre le canzoni rap che hanno come tema i soldi, la violenza, la vita di ghetto, le donne facili, insomma, per intenderci, perché. Non perché siano sbagliati come argomento, ma perché, come dicevi tu, sembrano diventati una moda. Cioè, devi parlare di quello, come fare soldi facili, devi dire che hai avuto una vita difficile, anche se magari non è vero, vivi in un bel quartiere e invece devi raccontare che te la facevi con quelli, con quelli peggio di te. Insomma, che le donne sono tutte lì pronte in base ai soldi a darla facile e tutto. Insomma, un po' dei luoghi comuni. Assolutamente, ma perché alla fine se si parlasse di cose realmente vissute, non ci sarebbe nulla di male. Cioè, nel senso, se prima c'era chi parlava di questi argomenti, però lo faceva perché realmente vissuti. Ora invece, veramente, come hai detto anche tu, anche colui che viene da una famiglia benestante, comunque non, da un bel quartiere, si sente in modo di dire che lui viene dal ghetto, appunto, e che ha visto le peggio cose per strada, quando poi non è un motivo per cui vantarsi, anzi, magari vantarsi è nell'esserne uscito, non nell'esserne entrato. Infatti, la cosa che poi tra l'altro è negativa e per cui io sempre spesso li boccio è il fatto che in realtà poi tendono ad essere emulati, soprattutto dalla classe. Quella giovanile, quella adolescenziale che più si affeziona alle mode del momento e quindi ovviamente prende
quest'idea dei soldi facili, delle firme a tutti i costi, come se fosse appunto la vita reale, insomma, la vita quella da perseguire, da cercare, insomma, di arrivarci in qualche modo. Però la cosa che mi incuriosisce, sbirro, è in genere la parola proprio sbirro viene utilizzata con un'accezione negativa. Non Sì, viene detto assolutamente. poliziotto, carabiniere, finanziere. Quando si dice sbirro, è in genere il termine che usano i malviventi, appunto, per indicare le persone delle istituzioni e dell'esercito. E mi chiedo, perché hai scelto proprio questo nome? Perché sbirro, Guarda, ti qualunque? spiego. Il mio personaggio si basa su un continuo andare, tra virgolette, controcorrente, no? Io sono, diciamo, proprio la nemesi di quello che è il rapper normale, diciamo. E quindi, come nelle mie canzoni, io, diciamo, porto un linguaggio anche a volte aggressivo rispetto a quello che potrebbe essere il linguaggio di un appartenente alle forze dell'ordine, rispetto a quello che si crede. Io vado teoricamente tutto controcorrente, quindi anche per quanto riguarda il nome, che per me da sempre non è mai stato un insulto, anzi, cioè io sognavo di essere chiamato Sbirro. E quindi questo pensare che questa parola sia negativa, io voglio tramutarla in un effetto positivo. Quindi per me questa parola, se rappresenta me, quindi rappresenta tutti, perché poi ti ripeto, io non sono una singola persona, ma io voglio rappresentare tutti, voglio fare in modo che appunto prenda un significato positivo e, no, e tralasci quello negativo. Certo, la scelta di apparire, suppongo, insomma, camuffato, incappucciato, dipende anche ovviamente proprio dal servizio che tu fai per lo Stato. Insomma, renderti riconoscibile creerebbe sicuramente dei problemi quando poi sei in servizio e sei a lavoro, ovviamente, per le cose normali. Ma curiosità, puoi anche non rispondere qui se vuoi, però credo che non ci sia niente di male nel dirlo. L'arma in questo caso ti è contraria, cioè nel senso se sapesse che sei un artista anche, avrebbe dei problemi? Guarda, tuttora, diciamo, sono in una fase di stallo, nel senso che comunque io, ovviamente, per fare quello che faccio, chiedo delle autorizzazioni perché è giusto che comunque il mio ufficio sappia quello che faccio. Ovviamente solo i pochi che devono sapere, perché poi non voglio che la voce giri. Ti dico, tutti i pareri che ho avuto fino ad ora sono sempre stati tutti favorevoli, perché comunque sto lavorando anche con la mia passione e sto facendo solo del bene. Però devo dirti che comunque ancora ho quella trasparenza che mi permette di poter stabilire bene il percorso da fare, perché appunto non è che mi viene detto, guarda, tu questo puoi fare e quello no. Diciamo che sono molto molto vaghi, le risposte a volte nemmeno arrivano, però sanno quello che faccio. Quindi nel momento in cui avrei fatto qualcosa di sbagliato o volevano magari bloccarmi, la voce già mi sarebbe arrivata. Non è così, tutto il progetto sta piacendo, quindi andiamo avanti. E poi oltretutto crea anche una curiosità, chiamiamola, permettimi di usare questo termine, morbosa, nel senso un po' quella che c'è tipo dietro Liberato, dietro Mischeta, cioè ovvero questi artisti che tendono a camuffarsi o a non lasciarsi vedere, e questa è una cosa anche che sicuramente apre un interesse nuovo anche nei tuoi confronti. Senti, io volutamente, chiaramente ho ricevuto la cartolina digitale del tuo nuovo singolo che esce domani, cioè esce stasera a mezzanotte praticamente. Non l'ho voluto ascoltare volutamente, per non essere fuorviato ovviamente nei discorsi che volevamo fare. Metti che magari non mi piace la canzone, magari domani ti esce una pagella con un brutto voto. Ci Mi può sembrava stare. quasi, cattivo dopo che abbiamo magari chiacchierato amabilmente. Sappi che io non ho ancora ascoltato la canzone, te lo dico a priori, quindi poi Ok. l'ascolterò, formulerò la pagella, quel che ne viene perché. Allora, sappi che io accetto ogni tipo di critica, quindi soprattutto se viene da persone che comunque la ragionano coerentemente, non perché sono uno sbirro o per altri fattori. Quindi io accetto Assolutamente. ogni critica. Ti Però dico già. devo dire che c'è una canzone tua fra le 5 o 6 che nel frattempo ho ascoltato in questi più o meno, correggimi se sbaglio, 2 anni di attività Sì, più o meno sì. artistica, sì, che è proprio quella con cui tu ti sei presentato.
quella da cui hai preso anche il nome, ovvero Uno sbirro qualunque. È un pezzo che mi ha colpito perché ricordo, vado a memoria, ricordo nel videoclip della canzone, nella presentazione, una serie di tweet, di stati, di social vari, in cui riportavi tutti gli insulti che vengono comunemente volti appunto alle forze dell'ordine. Insulti che a volte stupiscono perché fino a che arrivano appunto da malviventi ci sta e guardi contro ladri da sempre. Ma quando arrivano dalle persone tra virgolette normali, solo perché sono stati magari bloccati in un qualcosa di illecito che volevano fare o che gli serviva fare, ti colpiscono ancora di più perché creano ovviamente quella dicotomia fra quello che dovrebbe essere, quello che tu sai che dovrebbe essere, quello che poi realmente è. Quanto fa male per una persona che svolge questo lavoro? Tu lo dici anche nella canzone, nell'inciso parli del ragazzo che muore dopo che tu lo avevi fermato 2 giorni prima e lo avevi multato perché era al telefono, e proprio durante l'incidente mortale lui era al telefono proprio con il papà che era con lui. E questa cosa mi ha colpito, cioè è da brivido, oserei dire, no? Se una persona ha una sensibilità come Abbastanza, te. sì. Quanto costa rendersi conto che le persone, anche quelle che tu proteggi, a volte non sono così predisposte ad essere protette? Guarda, fa molto male, a tratti dà anche fastidio, perché tu dici: come io ti sto cercando di aiutare nel tuo bene, perché mi devi venire contro? Però ti dico che è una cosa che poi pian piano con l'esperienza accetti, nel senso perché è il lavoro che ti porta a farlo, perché non potrai mai, ma nella vita in generale, trovare qualcuno che sia sempre d'accordo con te, anche e soprattutto quando magari gli stai andando contro, tra virgolette, per fargli del bene. Quindi è una cosa che sì, ti tocca, però credimi, con l'esperienza capisci che te la devi far scivolare addosso, perché alla fine ciò che stai facendo tu è solo il bene, quindi sai di stare dalla parte del giusto, e lasci andare, te la prendi, assorbi e via, poi pensi al prossimo. Senti, poi c'è il pezzo che si chiama Chi è lo sbirro? Attento, attento ai movimenti che fai. Oh, lo scoop, arriva lo scoop sul Music Italia, ti immagini? Allora, c'è la canzone appunto Chi è lo sbirro, in cui mi ha colpito. Chiaramente tu dai una spiegazione un po' di questo termine, di questo appunto essere impegnato, ma la cosa tra l'altro che colpisce è che in genere, correggimi anche qui se sbaglio, fare chi fa un altro lavoro, chi vuole fare l'artista, c'è il cosiddetto piano B, che è il lavoro normale nel caso non riesci a sfondare come artista. In questo caso Assolutamente. invece si sono un po' invertite le cose. Sempre perché sono controcorrente. Esatto, com'è nata la cosa? Questo vorrei capire. No, guarda, è perché semplicemente perché, come hai detto tu prima, vedere ragazzini comunque al giorno d'oggi che ascoltano questo tipo di rap che sta andando ora, quindi questo gangsta rap, e prenderli come esempio, come se fosse la giusta cosa da fare, mi ha fatto molto riflettere, e quindi ho deciso: voglio dare l'opportunità a chi ascolta il rap di prendere me anche ad esempio, nel senso di vedere il giusto lato, cioè l'altro lato della medaglia, perché comunque è vero, tu dici ascolto quello, secondo me è figo chi fa il criminale, però se poi secondo me ascolti una persona che invece ti dice tutt'altro, che comunque sa fare comunque quel genere, tendi molto a rivalutare il tutto e quindi poi a intraprendere bene la giusta strada che vuoi intraprendere tu, non che, cioè, la mia non è nata come una propaganda, nel senso per dire fate gli sbirri, assolutamente, è solo per dare un'altra occhiata a quello che è la vita, semplicemente, quindi l'influenzare nel modo giusto, ed è questo stato quello che ha fatto nascere il tutto alla fine, quello di far capire ai giovani che comunque certi esempi sono da evitare, ma che ci sono esempi giusti invece da intraprendere. Senti, ma c'è anche la canzone Nino Nino, che in realtà non è Nino Nino il nome, Nino Nino il suono onomatopeico che Delle si dà, sirene, sì. insomma, alla sirena della polizia quando arriva. No, i bambini quando giocano, Nino Nino, insomma, si avvicina. E,
in questa canzone qui, proprio in particolare, tu denunci, tra virgolette, proprio quel mondo lì di cui parlavamo proprio all'inizio dell'intervista, il mondo delle crew, il mondo di quelli che praticamente si fanno scudo di una crew per dire cose che magari forse non hanno mai neanche vissuto nella loro vita, però devono fare la parte. Ma in questo mondo del rap oggi italiano, quali sono invece gli artisti, i colleghi, mi viene da dire, che stimi in particolare, che ti piace il loro percorso musicale, di cui ti piace il loro percorso musicale? Allora, uno tra i tanti che non è, diciamo, conosciuto, è conosciuto per l'amor di Dio, però non è ai livelli altissimi, che io ho sempre stimato, per me è fortissimo, uno dei più forti è il 3. Perché lui ha sempre rappato in un modo straordinario, con un suo stile, senza copiare nessuno, dicendo sempre di quanta voglia lui abbia di emergere e facendolo nel giusto modo. Lui non ha mai fatto una rima gangsta o cosa, lui ha sempre detto che voleva una determinata cosa, si è fatto il culo, diciamo, passami il termine, per andarla a prendere. Quindi lui è uno, il suo percorso artistico per me vale davvero molto più rispetto a tanti altri. Poi va bene, ti faccio il nome di colossi come Fabri Fibra, che è quello da cui io ho sempre preso ispirazione, perché lui anche nel suo percorso artistico si è vista una vera e propria evoluzione, nel senso lui all'inizio magari preppava contro le forze dell'ordine, ci stava, però si vede quanto crescendo è maturato e quando appunto ha capito gli errori fatti e lo dice anche nelle canzoni. Quindi per me questa è una cosa da ammirare, ma lui come Marracash, come anche Salmo, come tanti altri. Quindi poi c'è Ernia che mi piace tanto, che anche lui si sta confermando tra i big, per me ha un modo di scrivere, perché poi a me piace molto quando soprattutto non copi nessuno, ma per lo più quando sai scrivere bene, quando dici cose sensate e con un filo logico. Quindi Ernia penso che è uno dei migliori nel campo. Senti, invece in Angeli del Male, il brano, l'ultimo singolo prima di questo che uscirà, insomma, Angelo del Male, esatto. È invece una canzone strettamente d'amore, in cui tu dai anche prova nell'inciso del pezzo di canticchiare. Sì, e non solo provo. fermarti al rap, ci sono ovviamente tutte quelle cose, io stesso nella pagella le ho definite modaiole, mettere l'effetto sulla voce perché oggi è comunque moda, però hai mai pensato invece a un percorso che ti staccasse anche proprio in prima linea dal rap e ti concedesse la possibilità di avere anche dei pezzi proprio completamente cantati nelle tue canzoni? Guarda, ti dico, ci ho pensato, ma sono più che convinto che per me è una cosa quasi impossibile, perché non ho appunto quelle doti canore che mi consentirebbero di fare una canzone ascoltabile. Cioè, per fare una cosa del genere dovrei comunque veramente usare tanti effetti per rendere intonata la voce. Purtroppo non nasco come cantante, a me piace scrivere in rima. Senti, hai mai pensato anche di poter scrivere per altri artisti? Guarda, non ci ho mai pensato, ma semplicemente perché per me lo scrivere è molto personale. Come ti ho detto prima, io do tanto tanto peso al testo in sé per sé, perché io scrivo soprattutto quando sento di dover sfogare quella determinata cosa. Quindi il mettermi nei panni di altri mi risulterebbe molto difficile. Preferisco stare nei miei e scrivere per me. Poi, se quello che scrivo magari può piacere ad altri, se ne può parlare, però devo scrivere per me in primis. Senti, come stai vivendo l'avanzata appunto del tuo personaggio, del tuo essere artista, anche attraverso il passaparola, i social, i videoclip, le visualizzazioni dei videoclip, questo crescere della tua carriera artistica, come la stai vivendo? Guarda, ti dico in maniera bellissima, ti dico che non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, a parte perché comunque non credevo che in tanti potessero capire ciò che voglio trasmettere, cosa che invece non è successo, anzi ogni giorno si aggiungono persone nuove al progetto stesso che lo supportano, capiscono quello che voglio e soprattutto si accostano a esso, quindi è bello che si rappresentano in quello che dico. E poi comunque un progetto che io ho studiato bene, nel senso sapevo quello che volevo fare, so quello che voglio fare oggi e domani, quello dopo, me le studio bene insieme al mio migliore amico che
è con me dall'inizio del progetto. Diciamo, l'idea è partita da me, ne ho parlato con lui, io con lui ho sempre parlato di tutto. Lui, anche lui per la musica, per il genere rap, ha una passione innata, forse anche più della mia. Quindi passo passo ci studiamo il progetto e siamo entrambi felicissimi di come sta andando. Ci stiamo cercando di far notare più persone possibili, ma non per cercare fama, perché a noi non interessa proprio quello. Noi fortunatamente facciamo lavori completamente distaccati da quello che è la musica. Però il fatto di, appunto, di poter arrivare ai giovani e vedere che ce la stiamo facendo a sensibilizzare i giovani, ricevere messaggi da giovani che ci dicono: guarda, grazie a te ho capito cos'è il giusto nella vita, oppure guarda, grazie a te ho deciso di partecipare come forza dell'ordine, oppure sai, ieri ho visto questo, cosa posso fare per denunciarlo? Sai, tante cose che ti fanno capire che appunto quello che stai facendo ha un peso reale e non è una cosa solo mediatica, quindi siamo contentissimi. E ti sei domandato, viene spontaneo vedi, da questa cosa che stavi dicendo, ti sei domandato cosa accade se il successo diventa talmente importante da richiedere live, da richiedere la tua presenza in situazioni promozionali? Potrebbe esserci anche questa strada. Adesso è ancora tutto, insomma, un work in progress, no? Che sta fortunatamente crescendo, però potrebbe anche esserci la strada della conclamazione. Sì, assolutamente, però non ti nego che io non rinuncerei mai al mio lavoro. Cioè, nel momento in cui arrivassi a un momento che devo capire se intraprendere il percorso musicale e lasciare il lavoro o viceversa, io non lascerei mai il mio lavoro per nulla al mondo, perché se sono ciò che sono, se sto portando certi contenuti è solo grazie all'amore che ho per il mio lavoro, quindi non lo farei mai. È ovvio che se arriva un buon successo con la musica, io mi faccio in quattro per fare entrambe le cose, quindi sia il lavoro principale che il lavoro musicale al meglio. Se ci sono da fare live, io le faccio, ma semplicemente perché tengo al progetto, che per me è un figlio. Quindi vedere che mio figlio si realizza e riesce a fare del bene, per me è solo motivo d'orgoglio. Quindi se mi dovrei fare in quattro per entrambi, lo farei. Senti, hai già avuto qualche sottolineatura, qualche contatto, qualche attestato di stima da parte di qualcuno dei colleghi del mondo rap? Sì, mi contattò il Cicoria, abbiamo parlato un po', perché lui comunque mi ha conosciuto mediante quelli che tutti dicono sono dissing, ma alla fine non sono dissing. Quindi mi ha consigliato, cioè mi contattò consigliandomi: guarda, sei bravo, non attaccare solo le persone. E io gli feci il mio ragionamento dicendo: guarda, tu mi hai conosciuto tramite questi dissing, perché purtroppo va a moda, io devo attirare più gente a me. Poi dopo questo che hai fatto, infatti poi sono andato a sentire le tue canzoni su YouTube, che ne pensi? Quelle sono spettacolari, e alla fine vuol dire che ho avuto ragione io, nel senso, tu mi hai conosciuto tramite quella, ti sei incuriosito, sei andato a sentire altro e hai notato che comunque dietro lo sbiro qualunque c'è tanto altro, non solo appunto rime, diciamo punchline e cose del genere. Poi come artisti, tanti giovani emergenti mi hanno comunque contattato, e per me è anche questo un motivo d'orgoglio. Diciamo, andiamo avanti, si è accostata una piccola etichetta, comunque persone appunto interessate poi a dei live, ci guardiamo intorno, cerchiamo di fare il meglio per il progetto. Alla fine io devo accettare a fianco a me solo persone che credono in primis con me nel progetto, perché se tu ti accosti a me solo perché speri di guadagnarci, a me non serve in nulla, perché io ho bisogno di una persona che crede per me nel progetto, che fino alla fine fa tutto quello che può per il progetto, il resto è nulla. Sbirro, io in genere chiudo le interviste dicendo all'artista intervistato di dire qualcosa al chi ci sta, insomma, seguendo, che ci tiene a far sapere a chi ci sta ascoltando e che io non gli ho chiesto. Nel tuo caso sono io che però ti faccio una domanda. Visto che io ho parlato di questo nuovo singolo che esce a mezzanotte, che io non ho ancora ascoltato, allora, anziché far sì che la gente che segue il Music Italia ne venga a conoscenza prima ancora di ascoltarlo attraverso magari il giudizio stringato che esce dalle pagelle, spiegala tu la canzone, di tu cosa pensi del tuo nuovo singolo. Allora, ti spiego molto attentamente. Allora, questo brano funge un po' come i dissing, nel senso, è una preparazione per un brano molto più ampio che arriverà a breve, e ti dico già che nel video ufficiale stesso
sarà un piccolo spoiler del prossimo. È un brano che ho scritto con tanta rabbia e voglia di sfogare contro quelle persone che ogni giorno mi puntano il dito dicendo tu sei uno sbirro, non puoi fare rap. Quindi ho cercato di mettere su un beat drill la mia voce e far capire che comunque questo sbirro può fare sia drill, può fare sia storytelling, può fare un po' tutto. Quindi diciamo è una canzone un po' più aggressiva e provocatoria, ma che ti ripeto porta poi al prossimo brano che invece, credimi, è un brano che a cui tengo tanto. Non ti faccio lo spoiler ora perché, credimi, ci tengo talmente tanto, ci sto investendo talmente tanto in quel brano che o viene una bomba o viene una bomba, cioè non ci sono altre alternative. Quindi poi sarò curioso di sapere anche la tua sul prossimo, perché poi quello secondo me ti toccherà tanto e secondo me può piacerti molto. Vediamo, sarò ben lieto di ascoltarlo. E hai progetti per un disco, per un lavoro completo, o per il momento ci continuiamo a muovere con vari singoli in uscita più o meno ogni 2-3 mesi? Guarda, per ora penso continuiamo con i singoli, ma semplicemente perché secondo me è una mossa stupida fare un album quando comunque hai una cerchia di persone ancora piccola rispetto a quello a cui voglio arrivare. Quindi per chiudere il tutto in un brano voglio ancora ampliarmi e poi vediamo. Per ora andiamo avanti a singoli e cerchiamo di migliorarci sempre e poi il resto si vedrà pian piano. Io non mi piace tanto programmarmi le cose per come saranno, mi piace più vedere passo passo come dove posso arrivare. Però ti dico già che ho dei bei piani per fine anno, altri piani in mente, e se viene quello che penso io ci faremo sentire un po' da tutti. E quindi questo nuovissimo singolo, insomma, che poi arriverà subito dopo questo, riesce ad uscire per il 2022 o te lo sei conservato per l'inizio 2023? No, ti faccio uno spoiler, esce lo stesso mese. Ah, vediamo in novembre ancora. Sì, a pochi giorni. A pochi giorni. Gli ascoltatori, insomma. Sì. Ripeto, mi piace tenere sulle spine tutti. Senti, Sbirro, grazie per essere stato con noi su Music Italia. Io spero vivamente che in questa mezz'ora che abbiamo trascorso assieme t'abbia in qualche modo aiutato a raccontarti, insomma, a chi ancora non ti conosce e a dire proprio quello che è il tuo mondo artistico. Quindi l'invito che c'è ad ascoltare le tue cose e che cosa c'è dietro, soprattutto non soltanto rap, ma voglia di cantare anche cose che non i rapper in genere non cantano, anche stare da un'altra parte, un altro punto di vista, l'altro lato della medaglia, diciamo. Esatto. Grazie per essere stato con noi e ti congedo perché penso che tu stia soffrendo un po' troppo. Non ti preoccupare, ci tenevo a ringraziarti io per l'opportunità, a tutti i membri del giornalino, diciamo. E per me già con All Music che mi ha dato questa opportunità vale tanto, vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione, quindi ti ringrazio davvero tanto, per me vale moltissimo questa intervista. Noi ringraziamo te. E ci vediamo alla prossima intervista con Fabio Fiume. Ciao a tutti! Ciao!